Ad Exa non potevano mancare i coltelli e non poteva mancare la tradizione sarda per i coltelli. Siamo con Ivano di Vecchio Stile, a cui chiedo di darci qualche informazione sul coltello tradizionale sardo. Allora, che dire, la nostra azienda è nata ormai più di 40-45 anni fa. Il fondatore di questa azienda, ormai di Vecchio Stile di Fulmini Manolo, fu papà. Iniziò con la costruzione dei nostri pezzi, praticamente un po' per hobby. Serviva, diciamo, un coltello per andare a caccia e perché comprarlo? Lo costruì. Allora da lì nacque quello che ora per noi è un lavoro, nacque per gioco. Noi siamo ormai produttori nell'isola di questi, praticamente, questo prodotto che portiamo avanti da, dico, quasi da una vita. Ormai, diciamo, lo facciamo per lavoro, però cerchiamo comunque di portare anche un po' all'estero il nostro prodotto, sempre seguendo quelli che sono i canoni, gli antichi canoni di costruzione di questo, diciamo, di questo oggetto, che un po' ha fondato anche la storia della Sardegna. Senti, vedo che ha un'impugnatura molto particolare questo coltello. In che materiale è realizzata? Il materiale di questo prodotto è, come tradizione sarda vuole, corno di montone, un montone selezionato, un montone non trattato, un montone che comunque viene selezionato in base ai suoi colori e in base anche all'alimentazione, perché comunque il coltello sardo è un coltello molto resistente, grazie anche ai suoi materiali. I materiali, diciamo, che più sono utilizzati nella produzione di questi oggetti sono il corno di montone, come vediamo, qualcosa in muflone, che qua non, diciamo che non ce l'ho, però anche perché comunque è un materiale che, se si ha in magazzino, è un materiale che comunque si ha da tanto tempo, in quanto è un materiale molto pregiato, però non si può catturare. Ho capito, vedo tantissime forme oltre che quella del coltello tradizionale, per cui avete un'ampia gamma di prodotti. Assolutamente sì, il nostro prodotto, diciamo, che porta avanti quelle che sono tutte le tradizioni del coltello sardo, ovvero nacque come patada. Poi nell'antico 1950 si trasformò anche in tempiezze, ovvero il coltello del minatore che vediamo sulla nostra destra. Fu un coltello che praticamente il ministro Giolitti proibì di portare all'interno delle miniere, in quanto un coltello molto pericoloso, perché si aveva un po', diciamo, il vizio di bere durante il lavoro e i minatori si accoltellavano. Allora la tempiezze fu praticamente un'antica patadese con la punta tagliata. Una curiosità veramente incredibile. Raccontaci qualcosa anche relativamente all'acciaio e alle lame. Allora, le nostre lame sono un 420 inox, praticamente un materiale che si può definire tra i migliori utilizzati in commercio. Ha un 56 Rockwell di durezza. Si può dire che praticamente si presta a tutti i tipi di lavoro, non è ossidabile, quindi è inox. Possiamo dire che sia un po' dei top dei materiali utilizzati in questo settore. È un materiale che si presta, come dicevo, per tutti i tipi di lavoro, infatti viene utilizzato anche in base alla propria capacità di poterlo trattare, anche, diciamo, per lavoro marittimo. Infatti oggi noi forniamo varie industrie che lavorano praticamente nel settore del mare, quindi anche nella pesca, con la produzione quindi di arnesi, non solo di coltelli, ma comunque di arnesi che utilizzano proprio nelle zone di pesca, comunque di lavoro. Molto bene Ivano, grazie, è stata una chiacchierata veramente interessante per i nostri spettatori e se vogliono avere ancora notizie avete un sito internet? Allora, sito internet in questo momento no, però comunque tanti siti parlano di noi, diciamo che siamo reperibili un po' dovunque. E naturalmente sempre ad Exa, perché non è il primo anno che vi vedo qui. No, assolutamente, Exa per noi è un punto d'incontro che, diciamo, fa, diciamo, uno sposalizio tra tradizione e marketing. Molto bene, grazie Ivano. Grazie mille a voi.